Ah, ovviamente vince We il are mio sosia. dying. Oh Il mio sosia, cos'era, argentino, hanno regalato la maglia my god, this is actually the con le mie fattezze, vedi? My father, I'm ok, mio padre obsessed. addirittura, era molto contento, comunque gli voglio bene a lui. Chiedono, lo conosci Dario Moce? Per forza, è un fratello. Jerry Scotti ovviamente continua a ripetere, non sa assolutamente chi sia, ma il suo social media manager sì, questo sicuramente, eccetera. Dario, ma ti immagini cosa succederà quando muore Berlusconi? No, sì, non ci... No, che sarà quest'anno sicuro, però... Ah, aspetta, quest'anno sicuro sei disposto a giocarti il totomorto? 100%, sì. Ma... 100%! Muore quest'anno, 100%. Beh, sì, e poi è morto. Nostro... No, vostro nonno. Grazie, Ciovenna, che Caluca lince un palumpa guizzo, fiche palle, Simo, Saggia, Toni, Neolite, Marchito, Ricky, Jupiter, Chiellista, Gabri, Tetsuan, Orlando e Caminari. Del mondo a quel punto andare in mare era paura e tutti ci dicevano: guarda, il Mediterraneo, via al massimo, dai una ferrata a te allo squalo. Cioè, quindi vabbè, però la paura del mare, tutte queste cazzate qua sono di Livorno, quindi c'è il mare lì e tutto quello che aveva. Però in realtà poi era Guarda, questo, la scena terrificante era questo squalo, è caduto. No, niente, questo ti preoccupare. coso, non lo so, che era il racconto, ecco, quando lo rividi di Ragazzi, è troppo, se viene a rubare a casa dei ladri, poi succede questo, ovviamente. Tanto questo più che altro è Mario quando perde a qualsiasi gioco possibile e immaginabile, anche a dadi momentaneamente. E lui basta che perda, è finita così. Sì o no, ragazzi, sì o no? Ancora non ricordo quando ho scattato questa foto, perché... Vabbè, comunque, Xaco, Amaca Geniale, Don Pari, ciao bello, Riccucciolo, Sbaris e Pizzotus. E questo è il bagno. Fate Fermo. solo attenzione agli scarafaggi in circolazione. Ehi, sei nella nostra zona, amico! Se non stai attento ti taglio la gola. Dammi il telefonino, qua finisce male. Ti buco! Difetti poco raccomandabili. Tutta colpa della scuola. Boh, ma questo non me lo ricordavo. Grazie a Chinotta, Chinotto, Lurisia e il Suricata. Grazie a tutti, amici. Eh sì. Voi non avete idea di quanto cazzo è fatto bene questo tappeto, tra l'altro. Cioè, è fatto proprio benissimo, insensato. Prima o poi facciamo qualcosa insieme, ci stiamo un po' organizzando, magari una roba rarissima in 100 pezzi, limitatissima in 100 pezzi. Grazie Alessandro, grazie Emanvit. Guardate Il padre che tutti vorremmo, che mia appunto. figlia Ne fa parlavamo l'altro la giorno. paperella con quelle due palline lì sotto, non fate battute, che poi si vanno a incastrare in questa pozzanghera, quindi merda la Madonna! Grazie, infatti, musicato. la paperella con quelle due palline. Finalmente lo rivedo Farenzone al Cremona Comics, credo, mi hanno invitato, vado. Ho accettato perché, perché voglio vedere la Cremona di Farenz. No, non sto scherzando, ragazzi, io sono a questi livelli, quasi come con Zeb io con Farenz. Quindi ho accettato perché ho detto, ah, così vedo finalmente Cremona, che è la città di Farenz. Quindi questo è quanto, vabbè, ci può fare niente. Ah, bellissimo questo. Forza. E della Ferragni, non vado per quello comunque. Uivi Dai, meno, Uivi meno. Cioè, c'è la Stanco. finale di Champions League, Oh, rompono i finale. coglioni, Non è Roma. Champions League, oh, vi do un No destro e un alla sinistro. violenza. Oh, raga, vi do un destro e un Cioè, sinistro, devo la essere testa. Madonna, cazzo, come si chiamano i maranzini di merda, grazie Crystal. Mi do destro e sinistro, 3 anni ci avrà. Can you speak Italian? Sì. Go. Mio padre.
Ah, vabbè, questo era un po' forzato, secondo me. Mi sa che qualcuno ha aggiunto qualcosa. Dei, per forza tocca. Sì, ormai è completamente... Non completamente, ma per metà è stato coperto questo. Vabbè, ragazzi, normale, la street art è così. Dario, se vieni a Cremosa, ti si può ospitare? No, ma credo mi prendano l'hotel. Ah, lei è fantastica. Mario, Dario, Talent Scout. Mario, Dario, è bravissima poi. Talent Scout. È tutto eccezionale, c'è un talent da scovare. L'intervista in due che poi diventa in tre. Tante cose da chiedere poi. Una carriera da lanciare trainata dai buoi. Vieni con noi, grande talent. Ti abbracciamo e ti proteggiamo. Mario, Dario, Talent Scout. Ah, è stato coperto totale. Mario, Talent Scout. Noi siamo Mario e Dario, dentro il talent noi. Ti getteremo in un baleno tu. Una star diventerai. Mario, Talent Scout. Zombie, grazie al contrario. Mario, Dario, Talent Scout. Mario, Dario, Talent Scout. Lei è bravissima, veramente. Peccato sia morta, però. E vabbè, raga, può succedere. No, non scherzo, non è morta. Io volevo fare una piccola battutina. Comunque, no, bravissima a questo post. Poi, giustamente, ha così tanti voti. Non rispecchia per niente quello che accade dentro Talent Scout. Ha cercato di, diciamo, indorare un po' la pillola, però. Insomma, no. Bellissima canzoncina. Grazie a Cree e grazie a King Pilaf. 96, Sara Stefanizzi da Rimini, per te Miss Italia finisce. Ah, vai, e te l'ha messo un culo poverino, vai Carlo Conti. Non ringraziatemi, non c'è niente a ringraziare, l'ho condiviso mi pare su Instagram, quindi proprio è una cosa normalissima. Grazie a Aeroloid. Non manca il cazzo, non potevo farlo vedere. No, ma intro canale. Questa storia, veramente, raga. Veramente incredibile sigla. Ho scoperto oggi una cosa strana. Vai. Che un ragazzo è appassionato di Monster su Discord. Ha detto, ho trovato una collezione incredibile. Grazie, DJ. C'è Monsters uno cosa? Monster, le Monster. Le latine. No, stai calmo. Grazie, Mazzurami, grazie, grazie Pepsi. Una grazie, collezione... Un po' di foreshadow al volo, dai. Ho scoperto oggi... grazie, Sbrip, l'abbonamento. Spoiler? Ah, sì, sì. Mase sapeva? No, Mase non gli racconto mai queste cose, sono private. Grazie, Toki. Benvenuti nel Pony Quiz Show. Orribile, però bellissima foto, ricordo, con il buon Zenzro. Grazie, Axavala. Allora, abbiamo con noi per un fantastico uno contro tutti, caro David. Nuovo format, dai! Ma anche qui, ripeto, non stava citando me, non... Cioè, sa chi sono Cruciari, ma non segue niente, cioè, quindi tranquilli. Fanartina di Dario Volpesco che sbustano Ordine Imperiale in maratona. Mamma mia, che bellissimo momento. Non ci credeva nemmeno Giovanni, no. Ordine Imperiale, ma cosa fai? Ma cosa fai davanti ai miei occhi? Mi pare disse una cosa del... No, disse... Ma come ti permetti così, davanti ai miei occhi? No, cioè... No, è da tanto che non seguo anch'io Gretolox, quindi proprio non lo stavo citando, Cruciani. Ciao, sono Alessandro. Ho realizzato una piccola animazione in loop in continuazione. Ah, sì, questo dobbiamo parlarne finalmente. Quando metto da parte due soldini, bisogna investire, mi sa. Grazie Danilo, grazie Frischi, grazie Occhiali, grazie Sponzo, grazie Economic. The vibes are definitely vibing. Look at everybody. Ah, sì. The faces are so happy. I see the smiles on their faces. People are here to have some good time and win. Boh, meno male insondato, de. Godo, madonna. Andate lì a fare gli schiavi, dai. Scherzo! Sto scherzando. Il Darione legge sempre tutto. The monkey's the eye in the sky. He sees everything. That's Mr. Potato Head to you, smoothie. Sì, io sono così all'incirca. Grazie, Dealux, per la bravura. The monkey's the
sky and... Mamma mia, che meraviglia di film, senza senso veramente. Complimenti Dario, sì, ce l'ho fatta, sono un figlio, sono veramente un figlio di puttana. Cosa fai oggi a Venezia? Ma siamo venuti a fare un giro così, fine settimana. E poi gli amici. Mi fanno fare queste cose, miei amici. Comunque, niente, facciamo questa alzata, si possono dire parolacce. Certo, allora, malletta credo dell'OBS, perché credo la Guru non esiste più da 30 anni, l'ha comprata credo l'OBS, penso a 10 euro. Pantaloni non lo so, l'ho comprati su eBay perché quelli un po' scampanati non si trovano non più. Si trovano. Scarpe da Scarpa Mondo in saldo, variante euro, quindi penso, dell'Adidas? Dell'Adidas, sì. Occhiali? Quindi, occhiali quelli dei cinesi, 5 euro, quindi secondo me con 100 euro e la, ci metto anche aspetta, la Red Bull. Aspetta, volevo chiederti, la Red Bull l'hai presa qua a Venezia? Sì, sì, 3 quanto euro. Quanto ti è costata? No, 3 euro, ti l'ho presa al tabacchino. Ti è andata bene. Okay. L'elastico? Non lo so, questo è 50 centesimi dal cinese. Quanto ti è costato a farti le dread? No, ce l'ho da 20 anni, ce n'è ancora. Non importa, ma no, mi rifece un mio amico, mi rifece un mio amico. Quindi niente. Niente, niente. Madonna, cioè sei proprio tutto economico, almeno il dread. Sì. Sì, 88 euro. Comunque se no... Io costo sempre meno, comunque Cippe ti batto. Anche lui multimilionario, vabbè, pace. Ci sta, grande chip. Vabbè, hai speso più di appelli che di vestiti. Infatti. Perfetto. Tu guarderesti un programma del genere? Devo, ti devo dire di sì per farmi no, utente. Sinceramente. Beh, magari 5 minuti sì, dai. Cioè, se c'è uno ganzo come me, sì. Se tipo no, uno meno. Come te lo guarderesti. Sì, se è ganzo sì. Ecco, allora puoi, dire, allora puoi dire a tutti quanti grazie, che Daniel, si possono grazie, iscrivere al nostro canale YouTube, che si chiama Venezia Fashion 9, e di seguirci. Fashion 9? Venezia Fashion 9. Iscrivetevi tutti al canale YouTube Venezia Fashion 9. Anche questo era Krusty, secondo me anche lui è fissato in quella scena di Krusty, quindi secondo me ha citato bene. E seguiteci. E seguiteli, mi raccomando. Grazie. Vai. Vai, a posto, grazie Pakistan, grazie ragazzi. Cosa fai oggi? Te è più forte di tutti. Guarda, riparti domani, non vedo l'ora di fare Wild Boys in Giappone, chissà quante azza. Poi tra l'altro non ci sarà il pensiero di prenotare, di pensare a furmi, cioè proprio sarà tutto libero, quindi figurati, sarà un mare di cazzate ogni 3 secondi. Ecco qua. Sì, i pulmi, ragazzi, i pullman. A Livorno sono i pulmi, ho sentito Chip e mi è rientrato al livornese vero. Io, ragazzi, io so parlare livornese vero, però non lo faccio spesso, non mi capita mai. Dovrei tornare a Livorno, dopo 5 minuti e tutto me prima. Oddio, un tuffo di troia. Ah, certo, me la ricordo, sta fanart con tutte le mie versioni. Bellissimo, grazie ancora a Erwin. Che tra l'altro Erwin è migliorato tanto, secondo me, ultimamente. Poi, no, Erwin... Via dai, si prova, vai anche con te, via dai, forza Canada, via. Dai, dai. Dai, a fine che adesso sto di Kamakura. I purmi e i kami, anche i camion sono i kami. Fare la spesa a Pontedera. Ma cos'è? Bellissimo comunque. Piccolo contest. Ah, contesta. Ci hanno messo lavoro scolastico per fare un'animazione. Scelta si va a LED. Bravo, ti daranno 10. Va. Parte sarà di boh, del 2001 sto posto. Beh, ma animazione un po'. Vabbè. Lo frame. Potete cadere tutto! Bella che se proprio un telefono! Potete cadere tutto! Io non parlo in inglese, cretino! Questo cringe io... italiani girellari non ho mai intervistato Berlusconi senza ma poi senso. Ballerò cioè. Insomma, vabbè e l'espresso ci va? Marci dove? Su Roma? Ah! Ci
marci dove? Ah, raga, tra l'altro ho visto che sta girando di brutto una clip mia, ma non vecchia, di più, cioè ero ancora con la webcam scrausa a casa mia. Dio che mi stupisco per tutto, tipo Dario Moccia sclera completamente per il sistema, cioè qualsiasi cosa. Vabbè, ormai è proprio andata a puttane, che non so perché. Vabbè, bellissimo. Quella della matematica, sì, ora mi ricordo le didascalie precise, ma sì. Dove? Su Roma? Io qui non so come ho fatto a allargare così tanto la bocca. Sì, il sistema di irrigazione cinese, la proprietà cumulativa, bravo Pischellone. Bro, ma guarda che se mi trovi tutta perfettamente depilata e liscia vuol dire che ti ho portato io a letto, no? E chi cacchio se ne frega? Tanto l'importante è sbor... Boh, Vic, veramente, andiamo avanti. Finalmente si va a letto. Vabbè, ragazzi, veramente, spreco di soldi. Bene su Tears of Kingdom, sì, quasi. Ah, ci avrei anche voglia di rigiocarlo un po' e fa quello che non ho mai fatto, però aspetto magari una prossima eventuale console Nintendo, così non lagga. Lo gioco. Buongiorno, signor cliente, cosa posso esserle d'ausilio? No! Era clip reaction ai noob, sentila. Meanwhile. Dentro la saccoccia ho la collanina della Insta360, quella dove te la metti sotto la maglia. Non credo, ragazzi, non sono un viaggiatore temporale. Diodato, Luke e Laura, ciao. Bentornati. Borda, la mia prima cassetta neanche Bernie. Infatti, tutti quelli che amano la Disney non sono famosi su YouTube. È molto particolare questa connessione, non so se ci avete fatto caso. 151 G, gay più forte del mondo. Tutti quelli che invece avevano degli interessi un po' più belli della Disney hanno avuto carriere incredibili. Strana questa cosa. Io non avevo la teca con le videocassette Disney. Ed infatti sono qua. Che voi mi pagate per... e io vi intrattengo. Grazie, stavo, voi invece, grazie, che fine avete fatto? E dicono di me, cazza. Dario è dovuto andare su Twitch per diventare qualcuno. Grazie tutto il guy, grazie Tom. Stava grazie fallendo Dario e poi ho dovuto sbarcare su Twitch a prendere per il culo i me contro te. Per fa ridere perché è vero. Comunque è la mia personale lotta quella di me contro te, Grazie Lector, grazie Abis, grazie eccoci Marcus, qui, grazie Giugio. Andata, credo che... Ma non è che ti bannano il canale se mi fili il culo, Cioè Karim, anzi... Victor, beh, questa è un'altra cosa per spezzare. Asukini saseru daremo me o ubaware te ku kimi wa kanpeki tte kyoku no kaitan kori zai arabare naki ichiban fosu no baneta bari sono ekau de aishitaru. Sì, questo è proprio un incubo, questo è un incubo, può piacere solo a Frozo questa roba. Questo, porca puttana, non l'ho mai usata per fare popò, porco due. Mi la rimandi per favore, che stavolta la metto come... come momento che vado a bere, vado a pisciare, eccetera. Dai. Ecco Erwin, vedi com'è migliorato? Primissimo post su Reddit. Dai, Erwin. Dai, via, dai, vai, 43, dai, siamo 43, vai, si spera che provino tutti, dai. Dario 3D sta... Ah, beh, questo però è 3D, attenzione. Lui poi 12 è gigantesco. Ecco, io avessi fisso fare solo cose così, solo cose, cioè avessi fisso fare solo stronzate di questo tipo. Grazie Gelaro, grazie Luca, Alezzava, Miki, Accresce, Miki Benti, che rido a fare. Che ha ucciso Stugnoli, io questo non l'ho mai visto, ma che è? Uno dei tre sospettati ha fatto fare il nostro amato Nasone, Heavy Machine Darione, Draio o Dario Tizai? Prova a indovinare il colpevole grazie a segni particolari e soluzione della seconda immagine. Quale ghiaccio ti rappresenta generale delle... della folgore, vabbè. Draio, significativo osteopata, molto alto, cagato nel puzzo, always barzotto. Ah, ma gli sport convenzionali. Beh, una freccia.
Una freccia, chi lo sa? Forse Tizai? Esatto. Amante di sport non convenzionali. Avendo al senior al posto degli occhi, colpito Stugnolo anziché il target, non ci vede. Perfetto. Prima non l'avevo mai visto. Cose, io ho detto, si dice. Ma Dario te l'ha mai visto? Te l'ha visto Dario? Te l'ha visto il tipo? Che maiale, ma Darione è porcellone. Maialotto. Ma anche tu l'hai visto a Dario? Sì. Perché mi guardate i piselli a vicenda? Io non ho mai capito sta cosa. È Lucone. Succede. Così carriera, ragazzi, si fa liero. Ah, io sono tornato, Chunk. Ah, vai Luca, vai. Sei stato bravo. Ciao Dario, Dario, puoi dire per forza tocca sia letto. Dario, ragazzi, non sono un jukebox, sempre Dario. Vabbè, ma questo era un video girato davanti al video, mi animo. Se mi venite, tipo anche l'altro giorno a Pisa, in piazza di Vettovaglia, ragazzi, c'è uno mi ha detto, dimmi, ma una cosa vecchissima che non mi ricordavo più nemmeno. E, ah no, fammi, no, un'anzoncina, non mi ricordo. E poi c'è uno mi fa, no, ma te sei quello dei video con quel ragazzo. Ma cosa? Quello dei video in Giappone con quel ragazzo. Sì, sono proprio io, un grande. Lezzo in telecamera. Poi dico, Lezzo, prova a dirlo. Lezzo. So give me something. Portava una sega a Post Malone, lui voleva l'anellozzo. Grazie, Jax. Bravo, complimenti per il PSA 9. Vabbè, questo non ha senso vederlo, secondo me. Alcune cose non me le ricordo. Ma non mi odio, ma nemmeno morto Matteo, che cane secco mi odio. Ma è immenso! Ma quanto cazzo è grosso! Ma perché è così grosso? Vabbè, questo non l'ha detto, no, forse sì, grazie Saverio. Oddio, chi è? Ah, sì! Lui è fortissimo, è Alberto Amodeo. Vabbè, che ha vinto l'oro alle Paralimpiadi, ha fatto il per forza. Sì, lui è gigantesco, sì. Arriva, dagli tempo, ci stiamo un attimino. Eccoli! Lui ha deciso di ricordarsi il momento dell'oro così. Che coglione, veramente. Ciao tesoro, ti saluto. Ti abbraccio forte. Ok, ero andato indietro. Più vinto dal comunitario, lui... invece sono qui, coglioni di merda, figli di puttana. Grazie Claudio, grazie Antovi. Ma bellissima questa, questa non l'avevo mai vista, forse non me la ricordo. Ah, ma aspetta, ma questa certo che è bellissima, è di Asano. C'è la questione del centesimo anniversario di Disney, anche se un po' di ritardo ha completato in solo un anno il lavoro, questa mia rianimazione a 8-bit del corto di fantasia con previste tavoline spravvia. Ah, questa l'avevamo visto però, era una sorta di filtro però. Non era proprio di costruzione, eh? Fibonacci, un fratello, va bene. Nuovo film Mozzi di Odradi, il Mocius, sì, vabbè, con le rane. L'avete fatto orribile, orribile. Yeah! Grande Woody. Mangaka Blast. Cazzo. Ma cosa serve? No. Pumulo, secondo l'intelligenza artificiale, gli insulti di Dario. Bimbi, secondo me è così, cioè... è assolutamente così. Incredibile. Fallo finire, aspetta. No, ma è sempre uguale, ragazzi. Benvenuto in un mondo che doppio. Non conosci tu. Tu non lo sai, tu non lo sai. Io sono Shiva. Ti guardo negli occhi credendo che tu lo sappia, ma in realtà tu non lo sai, ma in realtà passerai dei guai. Sì, è passati. Sono Shiva, il cantante prediletto dalle forze dell'ordine.
Il pub non esiste più, Victor Laszlo, venerdì sera. No, in realtà lo trovo da fare. Grazie idea, Dancer, Sad, Franco, Frotti, in un jet per abbonamento. Sì, sì, vabbè, ma non lo fanno sempre citazioni mie, anche di Gianmarco, ma di tantissime altri streamer. La speranza che li ricondividiamo. Ci sta. Ma non ho chiuso il canale alla fine. Parfois, non dovevo chiuderlo. Ah, bello, questo, anche questo è interessante. Lo ricordo molto bene. L'essere più potente atleta ti ha sentito paragonare a Gaffi Kenny, sta per distruggere. Io non vedo l'ora di vederlo così sul campo della Got League, ragazzi. Durante la maratona che vede l'ennesimo ospite tirare fuori le palle avvicinarsi con fare minaccioso. Perché altro... Ah no, sì, in questa maratona, certo. Cagato in testa, vabbè. Andiamo avanti. Vabbè, io qua c'ho... Non te faccio vedere. Ma... Oddio! Ma è enorme! So long, papà, bye bye, all the pub dall'amico. Sì, sì, grazie, grazie. Dall'amico, poi, tra l'altro. Bellissima torta, auguri Giuseppe. De, per de, scritto male, tra l'altro. Si va a Letton, era proprio una versione alternativa, eh. Sì. Volevo ringraziare tutti quelli che ieri hanno scritto sotto le cagate che scrivo su Instagram. Sì? Mio padre. Te l'ho detto! Ma te l'ho detto! Che grazie, mio padre, grazie, 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 grazie. Mi mio sono padre. Sentito molto orgoglioso. Mio padre. E qualcuno ha aggiunto anche mio bimbo. Ma c'è stato il dissing enorme tra Jody Cecchetto e Linussone, eh? Nonno, ma va bene tutto. Mio zio, mio bisnonno, mio puoi padre. Spiegare in poche parole in cosa consiste? È un nuovo complimento quando uno non esattamente della tua stessa età scrive o fa una cosa particolarmente bella o particolarmente scema, il commento è mio padre. Sì, sì, come sì. Dire, vorrei che tu fossi mio sì, padre. Sì, oppure bravo, sei talmente in linea con quello che penso che fra noi c'è una c'è linea un di discendenza. Bravissima, esattamente, bravissimo, esattamente. Bravissimo. D'altro. D'altronde hai detto anche. Sì. Grazie, Gini. Volevo grazie, ringraziare Sao. Tutti quelli che. Tu usi mio padre per TikTok. Io uso mio padre per Volpescu. Non siamo la stessa cosa. Mamma mia. Digli, vai sul canale. Oh. Vai, diglielo. È chiuso. Ma è chiuso? Che cosa? Lei stofante bulo di sto gran cazzo. Che mi fai io così? Di sicuro non è chiuso il budicolo di tu, ma. Mi sembra veramente no, esagerato. Non dire altro ormai. Grazie Francesco, grazie Verdix. Dario, ah, questa è l'interpretazione del logo. Sì, sì, ricordo. No, no, sono a posto, sennò diventa quello della Ferragni, dai. Versione alternativa di Dario. Vabbè, questo è famosissimo, recentissimo. Ma coi pugni come te la cavi? You're good with words, but what about the punches? Otoba wa jōzu desu ka? Ken wa dō desu ka? Ma alcuni sono veramente finiti in altissimo di questi recappone, eh. Recappone. Grazie di Sescana, grazie di questa onda. Se non la ricordo, il mio racconto. Grazie Poppa, grazie Lachas. Bene, Maku il più forte, sì, sì. Però dobbiamo tanto anche a Gatto Prosis. They are. Vai, anche questo non mi ricordo di averlo visto, sinceramente. Forse me l'ha scappato. Bello, io sono bellissimo. Battuta di Pumolo, ma quindi è piena di pietra sbombolare? Aspetta, guarda la live di Volpe. A oggi devo dire questo. Ok, questa è la mia personalità. Sono Pumolo. Vediamo cosa ha postato Volpescu. Oh no, questa frase non la posso più dire. I miei compagni ora mi chiedono cringe, sempre quando lo dicevo. E va bene, dai, ma oggi c'è questa nuova cosa. Lo devo imitare. Papà, spingere 500.
Ho perfetta anche la chiusura, ma infatti, mio, esatto, è scomparso proprio per questo Pumolo, cioè perché non... se, ormai piange. Grazie potente Dino per l'abbonamento. Benvenuti nel secondo episodio di Ridisegno le carte della lore di Dario Moccia. Oggi andremo a ridisegnare Marco Merrino, disegnato da mia madre Agnese, la più forte dell'universo. Ho letto che originariamente volevano realizzare una... Ah, l'ha ripostata Marco di recentissimo questa qua sul suo Instagram, mi pare. Infatti sì, di 15 giorni parodia fa. Parodia di Exodia, ovviamente con come soggetto Marco Merrino. E allora ho detto, vabbè. Vero, vero, bravo, che hai letto gli aneddoti. Troppo forte. Ah, davvero, francese? Mm. Ok, ma speriamo tutto bene. Vabbè, magari ha trovato la ragazza, o sta lavorando, ha trovato lavoro, studia all'università. Vabbè, speriamo bene. No, ma non è vero, l'ho visto Francesco da Nanni tipo l'altro giorno, ma qualche giorno fa. Quindi easy. Forte, quindi importante è che stia bene il nostro Pumolone. E via, dai. Toccava farlo. Tra l'altro Marco è il mio youtuber preferito all'interno dell'artbook e quindi ho deciso di impegnarmi al 110% per dargli... Ha fatto ovviamente l'idea che volevo fare io per primo impatto, che poi ho riversato su Flashback con Octar. Molto orgoglioso ancora. Un giorno me lo riguardo, ce lo riguardiamo tutto Flashback, ragazzi. C'ho proprio una grande nostalgia per quel set. Ops. Spero ti piaccia, Marco. Ho deciso di realizzare la prima fase del disegno in tradizionale, utilizzando acquerelli, gouache, inchiostri, così almeno se lo becco in fiera posso anche regalargli una specie di mini quadro. Poi per lo sfondo sono passato in digitale, ho realizzato appunto uno sfondo che ricordasse palesemente Exodia, ho sistemato un po' l'immagine, aggiunto un po' di luccichini e via! Non l'ho visto in chat oggi, Parindi. Ovviamente ho riempito il disegno di easter egg e una volta finito l'ho diviso in 5 pezzi. Andiamo a vederli. Sono divisi in testa, braccia e piedini. Braccia? Come piace a Marco. Ogni vabbè carta ha la sua descrizione. Se volete stoppate il video e leggete. E poi, unendo tutti e 5 i pezzi, otteniamo la carta promozionale di Marco Full Body. Ovviamente senza descrizione. Grazie molto, grazie Abis. Così riusciamo ad ammirarla in Luberti tutta la Calessar sua massosità. Ti ringrazio per aver visto il video fino a qui. E come dice sempre Marco... Vabbè, ok. Andiamo avanti. Disegno le carte. Guarda vacanze qua, e famiglia. Un'aria fortissima, mamma, intera. Ma dopo ci andiamo all'acquario. Piena. Per forza! Questo me lo ricordo, mi fece molto ridere già ai tempi. Ma tu usi TikTok? Ah, questo, qui c'era 7 mesi fa, quindi era questa roba di mio padre che boh, tornò di brutto. Mi chiamo Zero Calcare Cringe su TikTok. Ecco. Per lavoro in qualche modo l'ho aperto, l'ho usato un pochetto, poi comunque la gente mi commenta scrivendo mio padre, ma che vuol dire mio padre? Ma perché? Quindi insomma... Non nel senso anagrafico, vuole dirti che è talmente preso da te che si sente orgoglioso di te come se fossi suo padre. Ma tu lo diresti anche di un tuo coetaneo? Sì. Sei sicura di questa cosa? Dovremmo chiederlo a una persona. Oh, Zero mi fa morire. Sei sicura di questa cosa? Persona che ha meno di 20 anni. Però sì. Mm. Sì, sì. Cioè, tipo, io vedo una ragazza che dice una cosa, magari una story o un post in cui dice delle cose che io condivido e che mi sembrano belle, no? Dense, e dico, ah, mia madre, come dire, sono proprio fiera di te. Che tipo, Zero. Ah, sì, sì. Ah, poi, sì, ripeto, magari, cioè, generazione Z all'ascolto, adesso sei la babbiona, però io ho interpretato così. Mi scrisse lei, tra l'altro, dai, spero di averlo spiegato bene, ma certo, ci mancherebbe. Agnese, cosa ne pensi dei Coldplay? Mi hanno mai attirato in particolar modo. Le canzoni più vecchie mi piacciono abbastanza. Coldplay è un gruppo fatto da piccole Lana del Rey, amore, comunque. So perché comunque la sempre la stessa roba. Babbo, però... Canzoni per bianchi, fatte da bianchi, che parlano di problemi di bianchi, cioè, solite cose. It's a man you can slap but can also stroke. Ah, ma quando ci fu la crisi di Rob McQuack. Puoi dirlo in quanto marocchino, ma in realtà no, cioè, secondo me la black music, o comunque la profondità, o l'audacia, anche la provocazione che ha suscitato la black music nel corso degli anni, non c'ha bisogno di essere apprezzato da un bianco o da un nero, cioè, è per tutti, e possiamo capire la potenza di un messaggio del genere, o di un tipo, di un genere, di vari generi di musica, tutti quanti, bianchi, neri, verdi. La musica invece fatta per i bianchi, da bianchi che parlano di problemi
di bianchi mi fa cacare. Non ci posso fare niente. Capito. Ho lasciato il ragazzo, piango tanto tanto, me lo metto sul culo. Cioè, capito? Ma è questo un po' il punto. Va bene però troiata? No, non è una troiata. Basta secondo me informarsi e studiare anche la storia della Black Music e di quello che è successo, grazie, e per colpa anche della Black Music. Quindi, sì. No, il rock è un'altra cosa però, stavo parlando di una situazione diversa. È un discorso più americano. Sì, vero, 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 vero. Ma perché specificamente per bianchi tu dici? Che non credo, non lo so. Non lo so. Non lo so se... Black Music, sparatorie, mamme single, oddio senza soldi come farò? Ma Giorgio non parla solo di questo, la Black Music. Vabbè, dai. Mads, Tone, Luigi, Elius, Mattias. Ci ho provato. Dai, vado a sentire Taylor Swift che gli hanno fatto male le unghie, dai, ci scriviamo una bella canzone sopra, vai. È messo il piede nel puzzo, mi sa. Vabbè. Dai, dai, Martino, vai al volo. Dai, dai, dai. Grazie Giovanni. Non è white music, è musica pop. Ah, sì, è vero. Sbagliato, scusami. Scusa, vero, veramente. Hanno sbagliato il cappuccino da Starbucks. Casino, veramente. Però non ti piace Kenny. Non mi piace lui come persona. La cosa è un po' diversa. E ormai la sua persona è diventata talmente tanto invadente che mi fa girare il cazzo sentirlo cantare. Però è stato oggettivamente un mostro. Dario, ma che immagine hai su Telegram? La fidanzata di Kerz, Chiolmino. Stai provando a fare il bait per TikTok? Sto provando a fare il bait per tutte le piattaforme social possibili e immaginabili, come ogni giorno della mia vita. Dai, è che abbiamo sgamato tutti i rastistini. No, vabbè. Kendrick mi piace, però per me più forte è Tyler, lo sapete. Io sono un po'... sono dalla parte di Tyler sempre. Ci hai provato? Chi capisce, capisce, tranquillo amore. Ma io sono tranquillissimo, porta una sega. Grazie a Ritage, grazie a Black Wizard, grazie a Joke, grazie a Lorex, Black David, Stepio, Streno, Vagante, Dario, Prostata, Bruno, Montre, Capaldi, grazie a Lorenzo. Cosa ne pensi di... non ho letto. Ma tale è quello che gioca Steve su Smash, eh? Vabbè. Di bianchi, per bianchi me ne piace solo uno probabilmente, americano, e basta, perché c'ha tutta una sua filosofia, una sua follia che mi piace tantissimo. Ma non c'è niente a che vedere con la musica di Tyler, di Kendrick, di Kenny e tutto il resto. No, lo sapete ragazzi, l'ho detto, è Mac DeMarco. Va bene, bye. Mac DeMarco, mi piace tantissimo. Però come dico sempre, ragazzi, quando parlo di musica voi chiudete le orecchie, perché tanto vi faccio solo incazzare. Io ho delle mie idee e basta. Grazie Inad, Luca, che so che non sono per niente popolari. Grazie Flex, Felicitax, Desmond, Simo, Kawa, Rudy Manover, Provola, Alberto, figlio della mignotta. No, ragazzi, io... La white music è un... Vabbè, dai, spieghiamo i trucchi del mago. E la white music, ma non è che lo dico solo io, è una battuta, è una provocazione comune. Apriamo questa piccola parentesi. Intendo tutta la musica pop ruffiana nei confronti di una certa classe... Come si può dire? Di una certa classe sociale. Cioè, quella musica che parla di problemi dove ti puoi per forza riconoscere, però quei problemi su cui sono già state scritte 700.000 canzoni, e anche se in altri generi, con altri cantanti abbiamo già sentito quelle storie, vengono raccontate in maniera molto più provocatoria, dirompente, cattiva, malvagia, diretta, satirica. E quando io vado a sentire una musica che parla per l'ennesima volta del ragazzo che ti lascia, ma io sono più forte mentalmente, c'ho i soldi, non so perché, ma quando lo canta quell'artista che vuol vendere i pezzi per fare sentire al supermercato, mi fa girare i coglioni.
mi annoio, mi rompo i coglioni. Tutto qua. Taylor Swift, ma anche Taylor Swift, come cazzo si pronuncia, è l'esempio principale di questa musica. Ed Sheeran, questa gente qui non mi fa cacare, non ce la posso fare. Taylor Swift, anche Dua Lipa, non mi piacciono. Dariata, sì, infatti sulla musica avevo detto richiude le orecchie, cioè non è che io sono fatto così. Sì, Katy Perry, ma ce n'è miliardi, a me non mi annoio. Poi ogni tanto c'è qualche pezzo figo, però non lo so, mi annoio, cioè non so perché mi annoiano terribilmente. Ma l'Italia è un altro discorso, parlo più che altro di America. Hai ragione, ma su Ed Sheeran tocca fare ricerchina, che in realtà è un fratello. No, ma dammi, non so, abbastanza di tantissimi amici che lo amano, però non... Mi piace, anche se Kanye West o altri artisti neri parlano effettivamente della chain che c'hanno al collo, lo fanno in questa maniera talmente provocatoria, stronza, figa, o con delle basi talmente belle, pompate, incazzate, che mi piacciono di più. Cioè, mi stanno più simpatici comunque. Che ci posso fare? È a mio gusto. E quindi quando ascolto il Coldplay, sempre in quelle note smelate, sempre in quegli accordi, tutti dolciotti così, ma io mi rompo i coglioni, cioè mi scendono le palle. Sei un razzista del cazzo. Vabbè, grazie Bronco, Fix, Samuel, mamma, paccananna, Emma, Zintero, Sebazzizza, Sveno, Freborero, Ricky, Finao, Bacaccello e Citrile Demi. Ok. Poi piange per ping pong. Ok, a quanto pare c'è Salvini in chat. Cosa c'entra ping pong con questo discorso? Tutto così a caso. Grazie a Giotaro per l'abbonamento. Buttiamo dentro al frullatore. Dario, cosa ne pensi di Annalisa? Ma l'Italia, ragazzi, è un discorso un po' diverso, perché la storia dell'Italia non è la storia dell'America. Stai depensando. Sì, però mi devi dire perché, sennò spari solo meme senza dire niente, poi sei vuoto. Boh, New Slaves e Black Skinhead di Kenny mettono le palle in testa a qualsiasi Lana del Rey, lo Swift con buona pace che sia. Assolutamente, guarda. Eminem è bianco. Eminem mi piace, ma non c'entra nulla il colore della pelle, ragazzi. La white music for white people è una provocazione vecchia come il cucco. È quella musica ruffiana nei confronti dell'alta borghesia o della media borghesia americana bianca, che non ha problemi, ma che li vuole trovare a tutti i costi, first world problem, a tutti i costi, e quindi si riconosce in questi artisti perché parlano dei soliti problemi, quando in realtà vogliono vendere più dischi possibili e essere trasmessi in radio il più possibile per convincere questa classe sociale, che vengono rappresentati da queste persone che ce l'hanno fatta. Questo è, ragazzi, è, cioè, via, su, però così ve l'ho esplicitato anche troppino, a queste robe ci dovete arrivare anche voi, amore. Amori. È chiaro che sia così. Lo so, è così, però. Grazie a Tana Time, grazie a Nico, grazie alla Marti. Ora credo che sia abbastanza chiaro. Dare consiglio a un film che parla di questo. Oddio, un film che parla di questo? Allora sai che non lo so? Ci sta che ti dà fastidio che i compitini fatti più incassati, se smettere di avere le proprie critiche e innovazione musica, poi beh, ci sono le cose scontate, ma anche ci sono branduardi, ci sta, anch'io ascolto tanti artisti che hanno fatto pezzi pop, anch'io ascolto la musica pop, ma ce ne sono alcuni che sono talmente, cioè evidente talmente tanto l'essere ruffiano, che mi fanno cazzare un po' di più. Non so come spiegarlo. Bob Dylan per me è un grande, un gigante. Ma non è la... A parte che già te, se dici Ingbre, se dici razza, hai già sbagliato. No, non c'entra quello. È una... un fattore di testi, di musicalità, di ruffianaggine. C'entra nulla. È una provocazione. Sempre ma è vecchia, vecchia. Non è che l'ho inventata io, ragazzi, il white music for white people. C'è anche una gag dei Griffin bellissima, la faccio vedere. Dai, facciamo un po' di off topic al volo, tanto sapete come funziona qui. No, aspetta, forse si trova anche in italiano. Griffin Coldplay.
Non mi interessa, questa cosa della giuria è una noia. Mi faccio buttare fuori, così come mi sono fatto buttare fuori dai Coldplay. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Che ne dite di suonare qualcosa che non sia questa immondizia? No, ma no, non era questa, aspetta, ce n'era un altro. Oddio, qual era? Non la trovo più. Dai ragazzi, la clip dove dice... ti piacciono i Coldplay? Forse era questa, aspetta. Wow, che schianto, Meg. Hai un appuntamento? Sì, ho fatto amicizia su internet. Bello l'audio. Ti piacciono i Coldplay? Sono un bianco senza carisma. Sì che mi piacciono i Coldplay. Sì. Ragazzi, non c'entra nulla il razzismo. È satira sul fatto che... ma ce n'è mille di battute così. Cioè, miliardi. Non è che l'ho inventata io questa roba qui. È divertente. Sono cose divertenti. Dario, scopati una nera come Feltri, così non ti danno il razzista. Vabbè, puoi andare tranquillamente a casino, a dormire, a lettatuccio. In Italia, molto sentita nei 90 come DJ Gruffo. Vabbè, ma no, ragazzi, l'Italia è proprio un mondo a sé, non c'entra niente. Sì, Gaspincola. E poi c'è tutta una mia, a parte la white music for white people, che mi fa veramente ridere come stereotipo, e mi fa ridere anche il fatto che certe cose siano assolutamente vere. Mi piace molto la black music, perché comunque, ragazzi, seguire tutta la loro storia di abusi, di schiavismo, di cattiverie, di razzismo, anche che insomma, stanno vivendo anche tutt'oggi, mi fa ridere come loro abbiano creato in risposta questi generi musicali o questo modo di trasmettere la musica unico, e di come questo poi è cresciuto, si è evoluto e è diventato quello che è diventato oggi. Non ci posso fare nulla, per me è molto più affascinante questo, però è un mio gusto personale, non metto bocca. Poi ragazzi, cioè, i miei artisti preferiti... Però Dario, anche paragonando generi diversi, cioè... paragone regge fino a un certo punto, perché ti stai attaccando alla provocazione white music for white people, secondo me. Perché io, ragazzi, se vogliamo parlare di bianchi o neri, cioè Fibra, Daft Punk, che sono francesi, Fibra italiano, cioè la maggior parte degli artisti che seguo sono bianchi, ma non mi fermo a questo, cioè è una roba tutta americana, ed è un sistema di fare comicità e di fare ironia sulla musica tutta americana, la white music for white people. Mamma mia, state citando le robe, ragazzi, in chat, incredibile. Caparezza mi piace, certo. Dario, ma che è sta storia che sei una lista di Epstein? Non è vero. C'è una scena di Griffin di Lana Del Rey? Scoprire. Battiato mi fa impazzire, l'abbiamo già parlato l'altro giorno. Idiota. Ho usato Shazam, riconosce le canzoni e ti dice come si chiama. Ah sì? E se ci scorreggio sopra? Non lo so, tieni, prova. Dice Lana Del Rey. Bello! Ci sta. Mi sa che anche Seth MacFarlane non ama molto la white music for white people, e lui è bianco, tra l'altro. Però Dario, nello stesso stereotipo di musica bianca ricadono anche gran parte degli artisti che hai menzionato, tra cui Italia e Mac, che premetto amo, perché recentemente il termine è mutato per descrivere musica per un pubblico di bianchi intellettualoidi tipo signor Bumolo. va bene, basta. Dario, ti prego, cerca Famiglia Bianchi di South Park. No, basta, raga, ma poi ce ne sono miliardi, ora la gente è un po' più... Ok, no, ma ci sta, Brea, ma se vi piacciono i colpi, raga, ma... No, non intendo associare la razza nel senso razzista, ma nel senso che usare il termine white music in Italia non ha senso. Ma infatti è una roba americana, ragazzi, siamo partiti dal concetto di... L'ho detto subito, no, ma è una roba americana. Non c'entra nulla l'Italia, ho detto lasciatela fuori. Vabbè, raga. Grazie a Antix, grazie a Cic Lamb, grazie a De Hero, grazie a Dani Mark, che è tuo nonno, a Benaz, a Tommy, a Fraleo, a Big Mouth, a Suka, a Macau Palle. Vabbè, scannatevi in chat, vedo che vi rispondete, almeno imparate qualcosa, scoprite. Adesso, su questo discorso vi consiglio Straight Out, ma ragazzi, va Straight Out Outta Compton, figurati se... Cioè, fuck the police, ma che una scena incredibile! Vabbè, andiamo avanti, dai, basta. Che gli è successo? Un meme di Reddit di Darione ha preso più di 100 voti, ma non c'è stata la live della domenica perché mio padre è andato alla città degli angeli. Ah, già, era andato a Los Angeles. Guarda qua. Ci ha visto. Idee di format per Twitch, prima parte. 1.
Ci sono Nanni e una decina di salmoni che si sfidano in varie prove. Il punto alla fine non è tanto vedere chi vince, quanto più le dinamiche di gruppo che si creano, tipo reality. 2. Christitz, Sinergo e il Frusciantone rifondano il Partito Comunista. 3. Dario Moccia e Gianfranco Padda alla scoperta dei luoghi più infestati d'Italia. Peraltro, il gioco sullo sfondo è LSD Dream Simulator. Alla prossima, basta. Okay. Idee di format per Twitch? 1. Vai. Vai. Mi è costato 2 euro a Napoli. Sicuramente questa è una mascotte riconosciuta dalla Walt Disney Company. Forza. Madonna santa. Questo l'ho visto. Bello questo franchino. Lo spurone. Dario Moccia Twitch Posting, che finaccia, esatto. Tra l'altro hai una pagina che porta il mio nome, che condivide i meme miei, che finaccia, vabbè. Comunque, no, in realtà ragazzi, esiste il piano D. Cioè tutto quello che avete visto messo insieme. Ed è per quello che è andata bene. Ricorda sempre, abbassa la testa solo per puppallar bomber, va bene? Tutte le versioni del nostro dad di Pedro Pascal. Come direbbero gli zoomers, mio padre. Andiamo avanti. Ah sì, il pittogramma e l'Olimpiadi di Monaco 1972 era incredibile. Detta la cringiata, no, la verità. Ci ho messo le cazzate, l'insegnarvi qualcosa. E il piano B era Nercultura, quelle robe che comunque faccio ancora. Quindi il piano D è tutto insieme, non credo sia cringiata, ma semplice logica. Poi se reputi la logica cringe, capisco perché vieni a commentare in questa chat con questi commenti del cazzo. Bellissima questa fusione. Impossibile iniziare il 2023 con l'istruzione delle scimmie insieme alla sua regina. Questa era la caruccia, la ricordo. Te continui in testa. A... Ma quanti anni c'ha? Avere delle uscite imbarazzanti. Va bene, insegnarci qualcosa è forzato con l'insegnamento scolastico. Va bene, Alessandro. È pesante, da quando sei arrivato? No, è da quando mi sono svegliato che non... Credo di... non dire più che voglio fare l'insegnante da 7 anni, però ci sta. Pace, mi sono svegliato con lui. Nega! Comunque dico negalo, giuro. E mi è lo dici sempre. È diventata la Tosca dopo che l'ho preso. Mario! Staccati. Può rispondere alla domanda. Chiamo l'ambulanza. Sto pensando perché... Aspetta che devo mandare anche un pisello al pene. Arrivo subito. Ma dove cazzo era? Fatto male. Fa male. Va bene. Che coglione. Andiamo avanti. Sembra la scena di Wolf of Wall Street. Non credo sia stata fatta questa torta, eh? Sincero, non me la ricordavo così. Cringe. Riassunto dell'asta. Questo non l'ho mai visto. Ah, Mr. Carré. Arriva il box break, ragazzi. Sto macinando. Mi sta passando il suo Discord. Magari riesco a imbarazzare il momento di intimità. Questa è più la chat che non capiva un cazzo. Giappo quando? No, sì, no. La priorità di Denon era di Bugozzi, nuova macchina, 50k di carta. Questa no, comunque no. Tranquilli. Cioè sì, però non quella. Svallet. Va bene.
arriviamo sui 200 upvote, poi basta, magari facciamo la seconda parte la prossima settimana. Primo posto in Reddit, piccola fanartina, sì o no ragazzi, sì o no, carino. Atto. Sono Mario Sturniolo, va bene, questo credo sia nuovo, abbastanza nuovo. Piacere del tempo, spostamento della linea temporale, no, tutto a posto. Mica, sì, questo è stato uno dei miei video preferiti dei Reddit di tutti i tempi per me. Questa roba per me è incredibile. È veramente bellissimo. La musica, l'idea, stupendo. Stupendo veramente. Stupendo veramente. Questo idea, io li ho amati loro tutti, sempre. Aos! Per gli outtakes di Alexone. Sara prima di conoscere Dario. Oddio, i genitali. Sì, che se la ricordo. Questo mi sa too much. Genitali, aspetta che li scelgo. Aggiungo intanto l'ospite genitali, del box break. Aspettate. Too much, genitali. Oh. Ah, c'è il crap. No. Oddio. Ok. Io ho messo la patata, scusate, no? Perché potevo scegliere e mettere altre cose, ma ho messo la patata. Oh minchia, ma sei una figa! Boia, che culo! Poi boia, boia soprattutto, eh. In Emilia Romagna è famoso boia. Porca Eva, quanto ti scoperei! Cazzo, quanto te lo infilerei da sotto che ti esce dalla bocca! Ah, immagina. Ma poi è super decontestualizzata, palesissima questa roba. Dica da camera a scopare, eh? Ma io scopo un sacco, bro. Cioè, lo stesso, non so se mi vedi che sono sempre rilassata e felice. Lo sburrollone. Vedi, cioè, mi vedi che io non sono mai frustrata. Sono le persone che non scopano che sono frustrate. Io scopo un sacco. Cioè, no, non ti preoccupare, vai sereno. Grazie, Chris. Ginnastica da camera, snu snu. Oh, guys, voi non vi dovete preoccupare. Ma poi ginnastica da camera, snu snu. Ma come parlate? Ma non è mica una dell'albero azzurro, eh. E voi, grazie, quello non manca. Grazie a Dio, grazie, Cass. Grazie, fine. Ah, ragazzi, ve lo dico, per il mio compleanno ho deciso di aprire l'OnlyFans. Vai, grazie, let's go. Grazie, Fionz, ma Jaron, grazie, Davi. Annuncio perfetto. Grazie, Cimerlo, grazie, Just. Quindi vediamo se... Sembrava, sì, effettivamente una linea hot questa. È vero, quello che dice la colori, gente, che diventi ricco in una settimana. A te sicuro, Sara, te diventi miliardaria. Lo so che non mi sentivate... E intanto arrivava, è arrivata, infatti, la donazione a 100 bombe. Sogno. Però... Grazie Lord, grazie Ciccio, Orso Ciuccio, Nietzsche, Mr. Pastina, Giocante, Alessia, Cassio, Ricky e Simo Cor. Dario, tutta colpa tua, non è vero, dai. Bellissimo questo, assolutamente. Tanti stream e talento da vendere, sono pronti a farsi scovare. Un futuro brillante sai dipenderà da Dario e Mario Talesca. Ci sta, dai. È bello, ci sta. Ciao, dai. Sono Mario Sturniolo. Adesso basta, confesso tutto. Sono un drogato. Mi faccio e mi sono fatto più volte realistico. Di cocaina ed eroina in live. Grazie, Andy. Mi devo grazie, anche Alice. Dire che io amo la Juventus. Amo la Juve come amo il Pole Quiz Show. Vabbè. Eh sì, vi confermo anche che entrerò in una gabbia di squali. Per grazie, poi successivamente vento. Chiudere il canale. Vabbè. Anna, com'è che fa Dario? Per forza. È andata bene, poteva fare altro. Con affetto e simpatia. L'ho letto. Inizio. Beh, andiamo avanti. Dai, facciamo gli ultimi 4 post. Ci sta, dai. No, anche la musica. Bellissimo. Boh, è bella la versione Cuphead Pokémon, stupenda. Boh, è bellissimo. Mi è cascato il pene, vabbè. Bellissima questa nostra versione acida di... Il vostro amico Dario Moccia vuole aiutarvi tutti. Ha scovato per voi un sito rivoluzionario che sarà la soluzione a tutti i vostri problemi.
Prego la regia. L'altro giorno ero disperato perché nessun amico di Facebook sapeva suggerirmi dove avrei potuto trovare dei wallpaper di Fairy Tail. Ero nervoso, irritabile, ma poi ho visto un video di Dario Moccia e la mia vita è cambiata. Dario mi ha suggerito di andare su un sito che magicamente, grazie a delle parole chiave, trova quello che cerchi. Esatto, cari amici, da oggi avrete dalla vostra parte google.it. Google, con poche parole e qualche click, vi farà trovare tutto quello che voi volete: puntate streaming, canzoni, immagini, porno, ma soprattutto vi farà scoprire che l'era glaciale non è DreamWorks. Google, Google, per il tuo benessere quotidiano. Comunque vi lascio il link in descrizione. Vostro amico. Sì, vabbè, prendevo per il culo già tutti. Vabbè, non è che sia cambiato molto. Grazie Anzab, grazie Mr. Bot, Recap, Daft Pan, grazie per l'abbonamento. Dario stava promuovendo la pirateria. No, no, era una battuta sul fatto che tutti credevano che Ice Age fosse della... Via Cruci, zio mio! Guarda che ce la faccio a portarlo crocifisso, guarda! Guarda che ce l'ho fatta! No, 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 il link in descrizione era Google, ragazzi, vi lascio il link in descrizione di Google, era quella presa per il culo, non, ma che pirateria. Mario Doccia, The Moccia, bellissima doccia tra l'altro. Questo è il grave tuffo di Moccia. Ma c'è ancora, credo, sono andato a vedere. Quel ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Ciao Dario, una roba veloce. Allora, no, guardo questo che è veramente miracoloso e poi andiamo dall'ospite. Corso. Lui l'ho conosciuto di persona, tra l'altro. Per una fiction Rai e come tutti i bravi attori stavo scrollando i copioni delle puntate per vedere quante battute avessi, no? Però ad un certo punto, nello script del quarto episodio, trovo questo. Ehi, ma dove eravate? Siamo andati a fare una passeggiata. Ah, bravi. Io invece ho cucinato. Volete mangiare qualcosa? Non lo dire. Non lo dire. Non lo dire, 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 non lo dire. Per forza! Ottima idea! Tra l'altro mi ha raccontato, quando l'ho conosciuto di persona, che lui l'aveva fatta molto più presa. Cioè, solo che mi ha detto... Stop! Troppo, troppo caricato quel per forza. Meno, fai meno. Immagino sul set lui che trova e fa per forza! E gli fa stop! Meno, meno caricato il per forza. Un po' meno entusiasmo. Che idioti. Ragazzi, state devastando una civiltà. Grazie Jackson, grazie Alex Master, Blackbird, la Marzia, Vincent Vega. L'ho conosciuto a una fiera. A una fiera, non mi ricordo, di recentissimo, è venuto a fare un firmacopie e l'ho incontrato, l'ho abbracciato fortissimo. Ragazzi, basta per oggi, poi bellissimo, no racism. Vabbè, i pirati sono un po' tanto patinati, ogni tanto non sembrano così veri. Magari saranno un po' più sporchi, un po' più sudici, oh no! Vabbè, sì, basta, sennò veramente andiamo avanti all'infinito. C'è da dire che Sendo ha giocato davvero molto bene. Per forza. Vabbè, basta con questi, direi che abbiamo fatto.